Trading autogeno, la rubrica di Vantaggio Slale dedicata a tutti gli aspetti non tecnici del trading. Eccoci qua per un altro episodio, benvenuti a tutti. Allora, continuiamo la nostra serie iniziata la settimana scorsa con le dissonanze cognitive, cioè andiamo ad esplorare tutti quegli aspetti della nostra mente che ci fanno vedere la realtà in modo non razionale e non realistico. Infatti abbiamo parlato già settimana scorsa di che cosa vuol dire bias, di che cosa vuol dire dissonanza cognitiva. Settimana scorsa abbiamo parlato del famoso disposition effect, quindi quell'aspetto che ci fa percepire le perdite in un modo più forte, più doloroso, con un impatto psicologico maggiore rispetto ai profitti. E vi ricorderete quel grafico che cosa voleva dire. Se non ve lo ricordate, ovviamente andate a rivedervi la puntata di settimana scorsa, oppure se ve la siete persa semplicemente. Andiamo a vedere invece questa settimana un altro aspetto a cui ho dato questo nome un po' così quasi letterario, ovvero l'infelicità intrinseca del trader sprovveduto, ok? E fra poco vi spiego perché infelicità e soprattutto perché intrinseca. Il fatto che sia sprovveduto è perché chiaramente è una dinamica che si verifica più fortemente verso le persone che sono agli inizi del percorso di trading o che fanno trading da poco. Chi ha un pochino più di esperienza è già riuscito sicuramente a mitigare questo aspetto, ma sicuramente ci è passato in qualche momento. E tutto, insomma, si riconduce al fatto che il trader è essenzialmente un animale infelice. E voi dite, perché il trader deve essere un animale infelice? Cosa gli ha fatto la vita? Beh, andiamo a vedere che cosa il trader fa e da lì analizziamo la situazione. Allora, fondamentalmente la vita di un trader è fatta di trade, no? Cioè di operazioni. Che cosa fa un trader? Tutto il giorno sta lì a compravendere strumenti finanziari e quindi apre operazioni long, apre operazioni short e fa quello tutto il giorno. Fondamentalmente i trade che ogni trader mette a mercato possono avere due tipi di esiti, fondamentalmente, per semplificare la cosa. Possono essere operazioni perdenti, ovvero operazioni dove i soldi se ne vanno da noi, se ne volano via, oppure possono essere operazioni profittevoli, quindi operazioni dove i soldi entrano, ok? E aumentano il taglio del nostro conto. Ovviamente, per definizione, lasciamo stare le operazioni che si chiudono in pareggio, diciamo con uno 0-0 palla al centro, perché quelle per definizione non fanno differenza, quindi non ci interessa analizzarle. Dividiamo il tutto in due grandi squadre, le operazioni perdenti e le operazioni profittevoli. Bene, ora parliamo della qual è la risposta emozionale che il trader ha nei confronti di queste due tipologie di risultati possibili. Beh, se vogliamo tenere le cose più semplici possibile, è ovvio che rispetto alle operazioni perdenti il trader avrà una risposta emozionale di tipo negativo, cioè ci provoca infelicità un'operazione perdente. Per definizione, se stiamo perdendo soldi, difficilmente potremo fare il contrario. Invece le operazioni profittevoli dovrebbero provocarci una risposta emozionale positiva, giusto? Se il mondo è logico, se il trading è logico e se noi siamo animali razionali, le operazioni perdenti ci provocano infelicità, mentre le operazioni profittevoli ci provano felicità, ci provocano felicità, giusto? Beh, molti studi hanno dimostrato che purtroppo non è spesso così. Ovvero, le operazioni profittevoli spesso non ci provocano una sensazione di felicità. E fra poco vi faccio vedere come, facendovi vedere un po' una dinamica in atto. Comunque, in generale, tutto si ricollega all'illusione del controllo, perché quando chiudiamo un'operazione in profitto non la chiudiamo praticamente mai, salvo proprio rarissimi casi che comunque non fanno statistica perché sono pochi, al massimo del suo profitto. Le fluttuazioni del profitto o perdita di un'operazione sono continue e quindi sono rarissimi o forse inesistenti i casi in cui chiudiamo un'operazione al punto massimo del suo ciclo di rendimento. Ok, quindi segnatevi questo termine, ciclo di rendimento. Ogni operazione ha un ciclo di rendimento, quindi inizia oggi quando la apriamo, va, si sviluppa, sale, scende, finché arriva al giorno in cui decidiamo di, tra virgolette,
ammazzarla, di chiuderla, ok? E finisce il suo ciclo di vita, d'accordo? Il suo ciclo di rendimento. E ovviamente, per definizione, quasi mai chiudiamo un'operazione esattamente al punto massimo del suo ciclo di rendimento, quando sta guadagnando il massimo possibile. E questo purtroppo ci gioca un brutto scherzo, perché a quel punto subentra la fatidica frase che c'è che la vocina nella nostra mente, che dal fondo del nostro cervello ci grida: avrei dovuto o avrei potuto chiuderla quando, cioè quando l'altro giorno ho visto che stava guadagnando X, oppure l'avrei potuta chiudere quando c'era quel massimo che si vedeva benissimo, che era un massimo significativo e che da lì avrebbe stornato, oppure avrei potuto chiuderla quando le due lead leg si stavano già iniziando ad avvicinare, l'avevo capito che ormai lì era il momento di chiuderla, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta quella serie di razionalizzazioni e di pippe mentali, per dirla in un termine molto tecnico, che ci facciamo quando succede questo caso, ok? Purtroppo il problema è che la nostra mente ci tira una vera e propria fregatura, perché a livello di risposta emozionale ci gioca un gran brutto scherzo. E facciamo questo esempio: facciamo l'esempio di un'operazione positiva che inizia, l'apriamo oggi e domani, magari non è un'operazione sul petrolio, che ne so, su qualunque strumento finanziario, l'apriamo qualche giorno fa e oggi andiamo a vedere, vediamo che sta guadagnando una cifra consistente di circa 720 euro, ok? Poi torniamo fra qualche giorno, apriamo la schermata del nostro broker e vediamo che l'operazione sta andando molto bene e addirittura più che raddoppiati i guadagni, sta guadagnando 1650 euro e ovviamente la lasciamo andare. L'apriamo dopo qualche giorno e vediamo che i guadagni sono ulteriormente aumentati fino a quasi 2400 euro e da lì ovviamente non ci sogniamo nemmeno di chiuderla, o perlomeno magari anche la strategia che stiamo usando non ci sta dicendo di chiuderla. E poi andiamo a vedere dopo qualche giorno, vediamo che il guadagno è leggermente sceso, è andato a 1915, ma sembra un leggero storno, in questo ciclo ci potrebbe stare tranquillamente. Torniamo qualche giorno dopo e vediamo che il guadagno operazione è sceso a 430 euro. E magari lì è il momento di chiuderla perché si è rincrociato la DX, perché la strategia dice di farlo, o perché semplicemente ci stanno talmente tanto girando le palle in quel momento che decidiamo che è il momento di chiuderla e di portare a casa quel piccolo guadagno che abbiamo realizzato. Ed è proprio qui che sta la fregatura, nel senso che nonostante questa operazione sia un'operazione verde, cioè positiva, con un più davanti, non riusciamo, con tutti gli sforzi che possiamo compiere noi come esseri umani, non riusciamo a vederla come un'operazione vincente, perché purtroppo la nostra mente si è fissata su questo gap, sulla distanza fra quanto avremmo potuto portare a casa se l'avessimo chiusa in un altro momento in cui, tra l'altro, l'abbiamo visto quel profitto, quindi potevamo in quel momento schiacciare il tasto chiudi e definitivamente tagliare l'operazione e portarci a casa quei 2400 euro che ci avrebbero fatto un sacco comodo per questa ragione e quest'altra ragione, per comprare questo e per fare quest'altro e per recuperare quella perdita che ho fatto qualche giorno fa e mille altre ragioni. E di conseguenza questo gap ci provoca infelicità o comunque una risposta emozionale negativa nonostante l'operazione si sia chiusa alla fine con un profitto. E se fate trading anche proprio veramente da neanche un mese, potete essere anche dei trader neofiti e principianti, ma questa dinamica almeno una volta l'avete vissuta, l'hanno vissuta tutti. E quindi capite che purtroppo sul piatto della bilancia è dura la vita del trader, perché da una parte hai le operazioni perdenti che ti fanno sentire male, e dall'altra hai le operazioni profittevoli che in una larga quantità, una larga percentuale ti fanno sentire male pure quelle, per la dinamica che abbiamo appena approfondito. Per cui dura la vita del trader. Io però voglio, diciamo, reincorniciare la cosa dandogli un nome leggermente diverso per far capire quale potrebbe essere un'idea di soluzione di questo problema e lo voglio richiamare l'infelicità intrinseca del trader non sprovveduto ma sprovvisto, ok? Nel senso che questa dinamica è assolutamente tipica per chi fa trading da poco e non ha capito che il segreto di tutto è avere un sistema di regole meccaniche che appunto in modo razionale
e meccanico ti dicono esattamente che cosa devi fare in ogni momento. Tutto il resto è letteratura, tutto il resto è un surplus che non ha niente a che vedere col successo di lungo periodo del trader. Tutto il resto è una montagna russa emozionale e anche mentale, quindi vengono coinvolti tutti gli aspetti della nostra persona dal punto di vista delle emozioni e dei pensieri. È una montagna russa che se ci sali sopra e decidi di partecipare a questi sali scendi, sei morto, ok? Sei morto nel lungo periodo perché innanzitutto non guadagnerai mai dal trading e soprattutto vivrai una situazione di stress tale che diciamo, nel lungo periodo non ce la si fa, ok? Gli ospedali sono pieni di partecipanti del mondo della finanza, investitori e trader che hanno avuto collassi di vario tipo per il troppo stress relativamente alle operazioni di investimento. Quindi o scegli di avere un sistema e nel lungo periodo riesci a sopravvivere, oppure non ce la farai mai. Quindi scendi dalla montagna russa e decidi di fare trading in modo più zen e più razionale. È l'unica ricetta per il successo di lungo periodo. Ma in chiusura di questo video, volevo darti un altro spunto, ovvero facendo riferimento al fatto che prima abbiamo detto che è un'illusione il fatto che la nostra mente ci frega, facendoci percepire anche le operazioni perdenti in modo, anche le operazioni vincenti in modo un po' negativo, e visto che praticamente è tutta un'illusione, tutto un gioco della nostra mente, allora io ti faccio una proposta, una provocazione. Ma perché allora, oltre ad allenarci ad essere ovviamente più contenti e più felici, avere una risposta emozionale più positiva, che ci faccia bene a noi stessi sulle operazioni profittevoli, ma allora perché non cambiare anche la nostra percezione delle operazioni perdenti? Voglio dire, se tanto abbiamo un sistema e sappiamo che le cose alla lunga funzioneranno, e tanto comunque è tutto un gioco, è tutta una percezione che noi possiamo influenzare della nostra mente rispetto alla realtà, allora perché non essere un pochino più sereni, un pochino più tranquilli e meno stressati anche per le operazioni perdenti. Tanto è gratis. Che differenza fa?